Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi vi parlo di un segreto o rimedio della nonna che è fantastico. Io lo uso da tutta la vita: anticadute per i capelli. Io non so il prima e il dopo perché io questo rimedio l'ho sempre usato sui miei capelli, per cui ho i capelli folti e forti e belli ricci. E quindi ho deciso oggi di condividere con voi il mio segretuccio per avere i capelli belli folti. Semplice, veloce e efficace. È un trattamento, un impacco per i capelli, anzi per il cuoio capelluto. Ci metto due gocce o due cucchiai di olio extravergine e ci aggiungo due spicchi d'aglio. Semplicissimo. Lo fate scaldare, un pochino scaldare, non dovete rosolare l'aglio, dovete solo scaldarlo un pochino e lo mettete dentro un contenitorino di vetro, possibilmente, e lo lasciate a riposare per almeno un giorno. Io aggiungo anche il rosmarino, che è fortificante per i capelli, e anche il rosmarino aiuta contro la caduta dei capelli. E basta, lo lasciate a riposo. Adesso andiamo ad applicarlo sui capelli. Io uso un cotton fioc e lo vado ad applicare sul cuoio capelluto. Questo trattamento lo potete fare una volta a settimana oppure una volta che lavate i capelli, se siete fortunati e avete del tempo, oppure sarebbe meglio usarlo o applicarlo durante la notte. L'unica pecca che c'ha questo impacco: l'odore dell'aglio. L'odore dell'aglio, ragazzi, non ve lo toglie nessuno. E quindi lo andate a applicare su tutti i capelli. Io lo lascio a riposo, dipende, se ho meno tempo, almeno un'oretta. Ad esempio, oggi l'ho lasciato 3-4 ore, il tempo che ho pulito casa, tutto il resto, dopodiché sono andata a lavarmi i capelli. Dopo che avete applicato su tutto il cuoio capelluto, vi consiglio un bel massaggio per fare penetrare l'olio, l'oliolito di aglio e rosmarino. Comunque la buccetta la mettete da parte, la mettete a un posto asciutto e lo usate ogni volta che avete bisogno o volete fare l'impacco. Comunque questo impacco qua va benissimo anche per le unghie, che li fortifica, sopracciglia e ciglia. Adesso lo vado ad applicare anche sulla parte davanti, dove c'è la ricrescita. Questo rimedio è il rimedio della nonna, un rimedio naturale che funziona davvero. Dopo che avete lasciato a riposo, andate a lavare i capelli bene per togliere l'odore dell'aglio. Io vado ad applicare la mia maschera o il mio trattamento per avere i capelli ricci. Per saperne di più potete entrare sui miei video dove trovate il mio trattamento per i capelli ricci. Bella gente, se vi è piaciuto questo trattamento, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Ciao, alla prossima e buona giornata!